persone che siedono a questo tavolo e anche qualcuna che siede qui di fronte a me sono quelle grazie a cui abbiamo realizzato il progetto che ieri e oggi, a cui ieri e oggi state assistendo. Il risultato di ieri e di oggi, e cioè giornaliste del mondo e riflessione allo stesso tempo sul protocollo linguistico da adottare, non sono due temi separati, a mio avviso, non lo sono. Una delle riflessioni, siamo dentro un'università, una bellissima università, in un posto tra l'altro che mi è particolarmente caro e toccante, ve lo dico, ve lo confesso, perché a 20 metri da qui nel 1940 nacque mio padre. E quindi quando arrivo in questa piazza, mi tocca moltissimo, mio padre non c'è più da molti anni, ed è nato a 20 metri da qui, in un luogo di pensiero, di riflessione, e quindi è con grandissimo onore davvero che io sono qui, e grazie dell'ospitalità lo rivolgo all'università che ci ha dato questa opportunità. Perché protocollo linguistico e mondo, e le testimonianze che sentirete, vanno insieme? Perché una delle più grandi riflessioni filosofiche del Novecento ci ha dimostrato e ha insistito e ha lavorato su come, testualmente cito, i limiti del linguaggio coincidono con i limiti del mondo. Wittgenstein. O perché il linguaggio è la casa dell'essere. Heidegger. Quindi perché insieme abbiamo riflessione sul linguaggio e mondo? Perché è del tutto evidente che se noi aumentiamo e portiamo avanti i limiti del nostro linguaggio, stiamo avanzando e stiamo portando avanti nei limiti del mondo. E sappiate che non è facile, perché anche dal punto di vista di molte donne, professioniste, questa percezione di avere un linguaggio al femminile non è spesso accettata. Credetemi, non è così semplice. Quindi c'è una riflessione da fare anche su questo, su queste difficoltà. Non è soltanto un problema col mondo degli uomini. Questo è un problema teorico importante, teorico-pratico, che resta aperto e resta sul tavolo. Però intanto cerchiamo di farvi passare questo messaggio. Se noi ampliamo i limiti del nostro linguaggio, i limiti del mondo si apriranno. E hai fatto benissimo a ricordare il 1991, quando il mondo aprì i suoi limiti dentro di noi, dentro la Puglia. Il mondo arriva e cambia la storia anche di questa regione. Forse ricorderete qualche tempo fa, qualche anno fa, una enorme polemica su una trasmissione, Miss Italia. Miss Italia rappresentava per molti anni, ha rappresentato per molti anni diciamo la rappresentazione, la trasmissione televisiva cardine di un certo modo di rappresentare la donna. Quando la RAI giunse alla decisione di non trasmettere più il programma, questa decisione dalla Presidente Boldrini fu salutata con grande favore. Ebbene, quel saluto di favore da parte delle istituzioni italiane e della Boldrini in particolare furono oggetto di critiche terrificanti sulla stampa e sul web. E ciò che muoveva, il meccanismo argomentativo che muoveva le varie critiche mosse in quella circostanza, erano tutte animate dal principio di minimizzazione del problema. Ve ne faccio un esempio. Che ci sono temi più importanti della rappresentazione della donna in televisione. Stai minimizzando il tema. Ci sono altri temi più importanti. Si disse che una donna sceglie volontariamente la propria partecipazione a Miss Italia e che non è un crimine mostrare e guardare in televisione belle ragazze che sfilano. Non è un crimine, scelgono volontariamente. Minimizzazione. Si disse che la trasmissione può offrire occasioni di lavoro e carriera per le vincitrici e partecipanti. Si disse che in tutte le televisioni italiane
ci sono programmi che offendono ogni giorno e ben più pesantemente la dignità delle donne, vedi veline, vedi troniste, eccetera. Minimizzazione. Si disse che quella critica alla trasmissione televisiva era una critica di tipo moralistico, perbenistico, intellettualistico, radical chic, oltranzistico, le grandi critiche sempre. Si disse persino, guardate, questo argomento è sottile, questo è molto sottile, che le TV nazionali di altri paesi dove i corpi femminili non sono rappresentate sono proprio quelle dei paesi integralisti, vedi burka. Per cui l'argomento del mostrare la donna seminuda era un argomento a favore della libertà delle stesse televisioni che appunto al contrario di altre non lo facevano. Vedete la strategia. E che poi in fondo si disse ancora, in realtà il programma è stato chiuso perché non solo per ragioni di audience, di costi, eccetera. Tutti argomenti tesi a minimizzare la questione. Ma è del tutto evidente che se tu stai minimizzando una questione che riguarda qualcuno, stai minimizzando quel qualcuno, la minimizzazione passa sul soggetto. È evidente la strategia argomentativa. Quando noi abbiamo studiato l'audience femminile in Puglia, e anche nella ricerca si interrogavano anche le protagoniste, dando la parola alle donne, si chiamava così quel progetto, la parola alle donne, abbiamo scoperto in Puglia una maturità mediatica davvero sorprendente, maturità mediatica da parte del pubblico femminile. Sentite questo, il 59%, quindi circa il 60% delle donne intervistate, in Puglia naturalmente, ci dichiarò che il fatto che una donna conduca un programma non procura un maggior coinvolgimento nel guardarlo. Guardate che questo è indice di una saggezza mediatica, cioè il fatto che ci sia una donna a condurlo, come ci sono in realtà, come sono presenti nella programmazione nazionale tante donne che fanno le conduttrici, che sono giornaliste, che presentano, non produce una particolare soddisfazione in più. E questa percentuale sale all'80% delle donne che dicono che appunto giudicano non insufficiente, cioè non è insufficiente, l'80% dice non è insufficiente la presenza delle donne in televisione, cioè è più che sufficiente la presenza delle donne in televisione, l'80% dice questo. E questo ti sorprende, perché sembrerebbe un argomento controfattuale rispetto a ciò che stiamo dicendo, e invece c'è una saggezza mediatica in questo, perché la risposta che viene subito dopo da parte del nostro pubblico femminile che intervistammo e studiammo era un'altra, e cioè che a prescindere da chi presenta, anche dal pubblico, dalle conduttrici femminili, la cui presenza è più che sufficiente, il 70% delle intervistate insisteva sul fatto e manifestava l'esigenza di una programmazione, di un'informazione che approfondisse meglio le tematiche di interesse femminile, cioè erano i contenuti che mancavano, piuttosto che la conduzione delle parti di palinsesto, informativi o no, che sì, che fossero. Bene, il 60% citava il tema di interesse fondamentale per la donna pugliese oggi è uno soltanto. Il lavoro. Il lavoro è il tema che interessa alle donne. Il lavoro. E poi c'era un 53% che chiedeva più cultura, e poi c'era un 43% che chiedeva più salute, persino un 25% che chiedeva più scienza, più informazione scientifica. Questo tema di oggi è uno dei temi cardini rispetto al grande problema che ne sarà della televisione nel prossimo futuro. Quale modello televisivo ci sta di fronte? Ma se non ci interroghiamo innanzitutto sui contenuti e non andiamo a scoprire che stai parlando a una società le cui donne oggi non corrispondono assolutamente a quelle che sono le aspettative tue di interesse da parte di quel pubblico, laddove c'è una donna che in realtà è completamente diversa, è inserita nella società, si attende di appunto inserirsi nel mondo del lavoro, già lavora, professionista, eccetera.
vuol dire che tu hai perso il tuo mercato, hai completamente perso il tuo auditorio. Noi vorremmo dimostrare anche all'autorità nazionale che ormai l'unico modo sensato affinché queste authorities abbiano una ragion d'essere è quella di essere sempre più vicini ai bisogni e alla realtà dei territori in cui sono inserite. Non bastano più autorità nazionali per comprendere le modificazioni del sistema mediatico, perché questo ha degli effetti sul territorio. Non è vero che i media si sono completamente deterritorializzati, ci sono continui processi di riterritorializzazione dei media, del rapporto tra media e territorio. Lo vedete anche tra i social network, la geografia delle comunicazioni, quanto è importante, quanto insiste. Il senso del lavoro che stiamo conducendo con Giulia, con Serenella, è proprio questo, nell'ambito specifico essere vicini alle università, essere vicini ai territori che sono presenti in Puglia. Io vi ringrazio molto, ancora una volta, dell'ospitalità. Grazie.